Martedì 17 gennaio Torino ha colto la sua 85esima pietra d'inciampo. L'artista tedesco Günther Demling è tornato in città per il terzo anno consecutivo per continuare il suo progetto, le Stolperstein, il museo diffuso europeo per ricordare ogni singola vittima della deportazione nazista e fascista. Finora in Europa ne sono state installate più di 50.000 e in questi giorni Torino ne ha ospitate altre 18 in 6 circoscrizioni cittadine. L'artista produce piccole targhe di ottone poste su cubetti di pietra, poi incastonati nel selciato davanti all'ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. Ogni targa riporta il testo «Qui abitava», il nome della vittima, data e luogo di nascita e di morte. E a Torino, con le pose di quest'anno, sono rappresenti 85 pietre e davanti al Conservatorio Giuseppe Verdi, in Piazza Bodoni, si è posta quella dedicata a Leone Sinigaglia, musicista, compositore e studioso. Questa iniziativa delle pietre di inciampo è un'iniziativa assolutamente importantissima e ringrazio l'artista Günther Demling che da molti anni segue questa iniziativa. Pensate che in tutta Europa sono molto più di 50.000 le pietre d'inciampo che sono state collocate a memoria di tutti coloro che sono stati strappati alla loro vita e avviati ai campi di sterminio. Torino arriverà a 85 pietre d'inciampo e quindi la città di Torino è una di quelle che in Italia ha dato maggiore peso e maggiore importanza a questa iniziativa. Vengono tutte, con due eccezioni di cui dirò, collocate come d'uso davanti all'ultima abitazione delle persone che sono state di lì prelevate e avviate ai campi di sterminio, con due eccezioni. La prima è quella che c'è stata stamattina, subito prima di questa, ed è stata la posa davanti al liceo Massimo D'Azeglio, in memoria di Virginia Montalcini e di Franco Tedeschi, due ebrei torinesi che studiavano al liceo D'Azeglio e che sono stati poi prelevati dalle rispettive case e sono state avviate nei campi di sterminio da cui non hanno fatto più ritorno. E è stata scelta la via di collocare questa pietra davanti al liceo proprio per ricordare anche che durante la Shoah, prima della Shoah, con le infami leggi razziste del 1938, tutti gli alunni e tutti i docenti ebrei sono stati espulsi e cacciati da tutte le scuole italiane. Leone Sinigaglia, di agiata famiglia colta torinese e molto radicata nella comunità ebraica, crebbe in un ambiente culturalmente ricco a contatto con persone come Galileo Ferraris, Antonio Fogazzaro e i fratelli Rosselli. Era un esperto e appassionato alpinista e soprattutto un fine musicista e studioso di musica popolare. Viaggiò molto in Europa, frequentò Vienna, conobbe Brahms, Mahler e Dvořák. Si occupava anche di fotografia, entomologia, mineralogia ed erboristeria. Quella dedicata a Leone Sinigaglia, che non a caso viene apposta davanti al Conservatorio di Torino. Perché il Conservatorio di Torino? Perché, come noto, Leone Sinigaglia è stato un grande musicista, compositore e docente al Conservatorio di Torino. Al momento della persecuzione, Leone e la sorella Lina non si nascosero, non cambiarono nome, non ricorsero a documenti falsi. Si rifugiarono invece presso l'ospedale Mauriziano Umberto I, dove l'intuizione di un medico aveva creato un reparto malattie infettive in cui aveva dato ricovero a ebrei che lì si nascondevano. Purtroppo una suora che facendo le pulizie in un corridoio del Mauriziano, ignara del fatto, indicò a due persone che erano entrate, che erano poi miliziani fascisti, la camera dove si trovavano il fratello e la sorella Sinigaglia. E così il 16 maggio del 1944 i miliziani fascisti irruppero nella stanza del Mauriziano con l'obiettivo di prendere Leone e Alina Sinigaglia, di trasferirli evidentemente nei posti tristemente noti per il passaggio verso Auschwitz, cioè l'Hotel Nazionale o la caserma di Via Asti, e per avviarli poi ai campi di sterminio.
Il piano però ebbe una controindicazione, non riuscì perché in realtà successe una cosa assolutamente imprevista. Leone Sinigaglia, all'arrivo fragoroso dei miliziani fascisti che irruppero nella sua stanza, ebbe un infarto e morì improvvisamente di fronte a questa situazione. E l'insegnamento che ci viene dalla vicenda di Leone Sinigaglia, così come di tutte le altre persone di cui, che oggi ricordiamo con le pietre d'inciampo e con quelli che abbiamo ricordato negli anni scorsi e ricorderemo negli anni successivi, ci sia di insegnamento per fare in modo che gli orrori del passato non si ripetano più e che il suo ricordo sia in benedizione.